Buongiorno a tutti, ringrazio il dottor Busson per questo invito e saluto Sua Eccellenza il Vescovo, saluto il Presidente di Scienza e Vita, tutti gli ospiti e in particolare i ragazzi che oggettivamente rischiano di essere messi di fronte a questioni che sono, come dire, di difficile definizione. E quindi, chiedendo scusa alle persone che hanno, diciamo, una conoscenza anche superiore alla mia di questa tematica, cercherò, come mio costume, di parlare in un linguaggio, come dire, che possa essere chiaramente comprensibile anche e soprattutto a dei ragazzi che, come dire, sentono evocare temi, questioni drammatiche, importanti, ma spesso anche in una, come dire, confusione mediatica o anche con una terminologia che non rende facilmente comprensibile. Noi stiamo discutendo da anni in Italia sul fatto che a un certo punto ci si debba arrendere alla impossibilità di far proseguire una vita. Qual è il limite? Quando è che una malattia, una sofferenza, una situazione diventa un danno per cui poi non c'è non solo una cura utile, ma addirittura una cura protratta troppo a lungo, una cura eccessiva, determina quello che viene chiamato l'accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico è, come dire, il proseguire con delle cure al di là di una ragionevole speranza che quella cura possa garantire sopravvivenza o addirittura un recupero di efficienza fisica o psichica, o quantomeno una condizione di vita, anche se difficile, anche se una vita, come dire, privata di molte opportunità, ma che valga la pena di vivere. Questo è il tema, e quindi c'è una difficoltà vera tra l'azione del legislatore, che deve fare delle leggi, e la definizione di quando la morte diventa appunto un compimento naturale di una vita, e quindi anche la morte fa parte della vita dopo la morte, ma al di là dell'aspetto religioso, io sono un credente, anche in termini laici, perché molte volte si accusano i cattolici di voler perseguire chissà quali obiettivi, ma anche sotto un profilo, diciamo, che voglia prescindere, non è un bene, ma ammettiamo che così si possa fare da una visione anche, come dire, religiosa, spirituale della vita. Io credo che anche il legislatore debba avere dei limiti. Perché si è arrivati a discutere di questa legge sul fine vita, sul biotestamento, sulle dichiarazioni, ci sono varie denominazioni? Perché in molti casi concreti siamo arrivati a delle sentenze della magistratura che si sono sostituite alle decisioni della medicina, alle decisioni anche della famiglia. A volte nelle famiglie ci sono stati contrasti all'interno della famiglia, chi riteneva che una situazione di un certo tipo non avesse ragione di proseguire, chi pensava diversamente. Il caso che ha fatto discutere molto fu anni fa quello drammatico di Eluana Englaro, e delle sentenze di fatto consentivano di sospendere anche idratazione, somministrazione di acqua, nutrimento, e quindi di determinare la morte di quella ragazza. Ci fu una discussione nel Parlamento, si tentò di fare una legge, come è stato poco fa ricordato, a un certo punto arrivati al punto finale in cui c'era un'attività anche condotta da alcuni esponenti politici, ma anche dal padre, porre fine alla vita di Eluana Englaro, il governo dell'epoca tentò con un decreto di fatto impedire questo arrivo. Il decreto non fu firmato dall'allora Presidente della Repubblica. Il decreto, dico per i ragazzi, è un provvedimento di urgenza. Prima che il Parlamento voti un provvedimento, il decreto entra in vigore e quindi determina i suoi effetti. Poi il Parlamento dopo può decidere se confermare quel provvedimento del governo o meno. Ma intanto il decreto, quando c'è la necessità e l'urgenza, come dice la Costituzione, può essere emanato dal governo. La necessità e l'urgenza, a avviso di molti di noi, c'era, si parlava di una vita, ma non era solo una vita di una persona, è anche una vita di una persona, è importante come tutte le vite, ma era una questione che aveva suscitato grande dibattito nel paese, e quindi si discuteva del confine tra la vita e la morte, la cura, la somministrazione, gli elementi fondamentali, insomma, di nutrizione, come può essere anche l'acqua. Il decreto non fu firmato dall'allora Presidente della Repubblica, fu una giornata molto drammatica, in quella fase capogruppo del gruppo parlamentare del centrodestra, e il decreto quindi non arrivò al Parlamento, e lo hanno entrato morì perché fu sospesa anche l'idratazione, e quindi questa cosa determinò, insomma, grande polemica nel paese. Il tema poi fu accantonato perché quel decreto non si fece, si discusse della legge, la legge fu approvata dal Parlamento, non dall'altro. Ora ci siamo alla fine della legislatura, la Camera ha approvato un
al testo e all'esame del Senato. C'è chi dice prima che finisca la legislatura, cosa è evidente, i 5 anni della legislatura scadono a marzo, quindi siamo oramai quasi a novembre inoltrato, la legislatura è al termine. Il testo che è arrivato al Senato presenta numerose criticità, ad avviso mio, perché di fatto si parla di disposizioni e quindi c'è quasi la presunzione che la persona, io oggi faccio delle dichiarazioni, le metto a verbale, dispongo che se dovessero verificarsi determinati casi il medico e i familiari procedano in un certo modo, quindi io decido di me stesso. Poi casomai nel momento in cui si verifica un malessere, un decadimento fisico, quella condizione che io avevo previsto ma che poi non mi consente in quel momento di rivalutare la mia posizione, perché potrei essere appunto affetto da una malattia, da un incidente. Ora, rendere vincolante quella disposizione è, a avviso mio, un errore. Deve essere una dichiarazione, poi deve essere l'alleanza terapeutica, cioè così viene definita la collaborazione tra i familiari. A chi non è capitato di assistere a un decorso naturale delle cose? Cioè, io ho 61 anni, ho perso i miei genitori, hanno vissuto a lungo, mia madre morì a 89 anni, mio padre qualche mese fa addirittura ha superato i 97 anni, quindi sono grato al Signore, sono stato fortunato per la loro lunga vita, anche in condizioni, diciamo, intellettuali ottime, quelle fisiche ovviamente risentivano del trascorrere del tempo, quindi la casistica è quella che qualsiasi persona di una certa età. E ricordo proprio una conversazione con mio padre, che è morto dell'invecchiamento sostanzialmente, e con una polmonite, come succede alla fine, le cure, l'estrazione di catarro, insomma le cose che succedono a una certa età. E poi mio padre mi disse, i miei organismi non ce la fanno più, mi disse un giorno, no? Ed era così. Allora io coniugo anche l'esperienza di vita che ognuno di noi ha, e chi che non ha avuto appunto esperienze, quindi io parlo di casi ordinari, non ci sono state patologie drammatiche, mio padre, come dire, fece una dichiarazione, poi perché è stato curato fino a quando c'è stato possibile, poi è tornato a casa, le cose hanno fatto il loro corso naturale, quindi parlo di un'esperienza individuale, non lo faccio mai, però perché poi anche chi di una delle responsabilità pubbliche e legislative, e l'esperienza di vita poi è fondamentale. Quindi io penso, spero che gli interventi sono molteplici, sono altre domande, che questa legge sbaglia di considerare queste disposizioni tassative, possono essere delle dichiarazioni, non delle disposizioni, e poi sarà il medico nel concreto, il familiare, ci possono essere evoluzioni nella scienza medica, ci possono essere prospettive, speranze, situazioni. Quindi la cosa migliore, lo dico con sincerità, sarebbe non fare una legge. Questa mattina ha rilasciato una breve intervista, Sua Eminenza il Cardinale Ruini, al Foglio, che chi fosse interessato potrà leggere, la segnalo, potendo fare un intervento sintetico, diciamo, rinvio la lettura di un testo, le dico le sono aperte, chi vuole approfondirlo, anche ragazzi, comprando un giornale, non voglio fare pubblicità, ma c'è Buongiorno Alessandro Romano. Il Cardinale Ruini, che è stato presidente del Vescovo Italiano per lungo tempo, dal 91 al 2007, figura eminente della Chiesa, oggi in un'intervista su Foglio dice non ci vorrebbe una legge, che dovrebbe essere qua appunto quella che la cosiddetta alleanza terapeutica. Certo, il dubbio qual è, ma se poi non fare legge decide il giudice, è meglio la legge o il giudice? E quindi da questo nasce la discussione sulla legge. E oggi anche il riferimento, concludo davvero, alle parole del Papa, vedete, lo dico in presenza di rappresentanti autorevoli della Chiesa, io, eminente eccellenza, trovo un po' fastidioso vedere citare il Papa a volte, propriamente da persone che l'ultima volta che hanno visto una chiesa è stato il giorno del loro battesimo, perché ce l'hanno portato i genitori inconsapevolmente. Poi, potendo scegliere se andare in chiesa, sono un praticante per mia scelta, poi interpretano le parole dei Papi, dei Vescovi, senza, come dire, avere il diritto di farlo. Santo Padre in questi giorni ha ripetuto cose che sono state dette più volte, l'economia dei tempi non mi consente di citare pronunciamenti che non sono miei, valgono poco, ma della Chiesa, l'accanimento è sempre stato considerato, lo dicevo poc'anzi, no? Umano, si arriva a un punto in cui gli organismi non ce la fanno più, mi disse mio padre qualche mese fa, e quindi alla fine, cioè, la morte è un evento assolutamente naturale, non siamo immortali, insomma, poi adesso non voglio fare un teologo, non lo so, non sono all'altezza.
Quindi io credo che anche l'interpretazione arbitraria. Santopadre ha ribadito le questioni che sono note, che organismi qualificatissimi anche del mondo cattolico hanno più volte ribadito, che l'accanimento terapeutico, oggi con la medicina che fa dei progressi, l'accanimento terapeutico potrebbe essere portato a ulteriori traguardi, no? Perché la medicina è progredita, ci sono mezzi, strumenti, medicine, curi, impianti, biotecnologie, c'è di tutto. E quindi forse il tema dell'accanimento terapeutico oggi va rivisitato, perché c'è appunto una possibilità più ampia della medicina, e anche lì c'è essere un limite oltre il quale non si può andare. Però credo che quindi quelle parole confermino un orientamento tradizionale, chiaro, forte della Chiesa, comunque il Parlamento ha le sue responsabilità, indipendentemente dall'essere credente o meno, e io lo sono, e quindi io credo che però la strumentalizzazione delle parole, ma di quelli che poi su altri versanti della vita si disinteressano, perché non voglio parlare adesso di aborto e di un altro modo di porre fine alla vita, quelli che oggi sventano la parola del Papa, in altri casi sventano parole esattamente contrarie. Quindi bisogna informarsi, l'approfondimento che anche oggi possiamo fare è importante e interessante, non bisogna banalizzare un tema fondamentale, perché poi la vita, la morte sono le questioni fondamentali, anche perché deve fare delle leggi, devono essere motivo di profonda e attenta riflessione. Non è un piano regolatore, non è un divieto di sposta o un divieto d'accesso da decidere in un centro storico, è qualcosa di molto più importante. Grazie.